Ciao ragazze, allora oggi nuovo video spacchettamento di Nora Box. Questa è la Nora Box di marzo. In realtà spacchettamento per modo di dire, nel senso che io comunque l'ho già aperta, ho già dato una sbirciatina ai prodotti e quindi insomma non la apro la prima volta con voi, ecco. Però vi mostro che cosa ho trovato. Tutte le volte vi faccio vedere un po' come trovate la Nora Box, anche se in realtà avevo già sfiocchettato e ho già anche rifatto tutto, ma insomma, giusto per farvi vedere quando vi arriva come la trovate impacchettata. Sempre la scatolina è sempre quella, ormai ne ho veramente tante, anche se le riutilizzo sempre perché ci metto dentro delle cose. Adesso ad esempio la sto utilizzando per metterci dentro le tutine e i body piccoli di Gianmarco, che già non vanno più e devo metterli via, quindi le sto utilizzando per quelle. Metto delle etichette con i mesi e con quello che c'è dentro, per cui quando poi le impilo per metterle via, insomma, almeno so che cosa c'è dentro. Sono carine perché tra l'altro dentro hanno tutti questi coniglietti e quindi insomma sono anche carine. Come sempre c'è il solito dépliant, che è quello che vi spiega appunto tutti i prodotti che trovate al suo interno, e poi appunto vediamo che cosa ho trovato nella nona box di Marco. Fuori nel frattempo sta diluviando, è tutta la settimana che praticamente piove o comunque brutto tempo, non c'è mai il sole. Una tristezza veramente assoluta, e per fortuna che era arrivata la primavera. Vabbè. La cosa che mi interessa di più e sono curiosa di provare, che è questo di Tommy Tippi. Praticamente è una specie di ciuccio, però non è un ciuccio, perché praticamente qui ha la forma delle gengive e quindi serve per massaggiare le gengive, giustamente. Ce ne sono due, perché uno va utilizzato prima e uno un po' dopo. Devo un attimo studiarmelo, però sì, c'è lo stage 1A e lo stage 1B, ok? Devo un attimo capire. Comunque è anche utile perché praticamente su questo andate ad applicare anche il gel quando appunto inizieranno a far male più i dentini, le gengive, quindi quando applicate quei gel che servono per dare sollievo, lo applicate direttamente sopra questa mascherina, lo mettete in bocca al bimbo e quindi dovrebbe essere insomma un po' più semplice. Infatti dice easy gel application. Quindi questo sono curiosa di provarlo, perché vabbè, adesso Gianmarco non ha ancora messo sui dentini perché non ha neanche 5 mesi, però è sempre da sbavacciare, a mettersi il pugnetto in bocca, non ha le gengive ancora particolarmente arrossate, però vedo che insomma ha sempre bisogno di avere qualcosina in bocca, e quindi io ho degli altri massaggi a gengive, però devo dire che insomma quelli che ho non li sta apprezzando più di tanto, quindi sono curiosa di provare. Poi un'altra cosa che mi fa sorridere e che ho trovato questo mese dentro una Nora Box è sono questi due campioncini di questa marca che si chiama SBB, cioè Salute, Bellezza e Benessere, e questi praticamente sono due campioncini di dopo barba addolcente alle cefaline vegetali. Allora, perché mi fanno sorridere? Perché mi sembra un po' il contentino, no, per il papà, ecco, tieni babbo, ci sono anche c'è un pensierino anche per te. Comunque insomma glielo farò provare, magari è un buon prodotto, non so, non conosco questa marca. Tra l'altro di questa marca c'è invece per noi mamme la crema appunto dopo after epilation, cioè post depilazione, ok? E all'estratto di frangipani, quindi dovrebbe fare anche un buon profumo. E questa invece sono curiosa perché questa sicuramente la utilizzerò. Ho trovato questo smoothie al kiwi, kiwini, succo e polpa di kiwi bio, l'80%, e niente, questo, anche questo non conoscevo appunto questa marca, diciamo. E sono curiosa di provarlo, cioè ovviamente non so se questo, cioè, lo spediscono per i bambini o per le mamme, cioè, adesso ovviamente lo berrò io perché Gianmarco di certo non beve il succo al kiwi, quindi lo proverò domani mattina, sicuramente lo proverò. Ho trovato all'interno questo sempre di Tommy Tippi, devo dire che è uno dei gli sponsor principali di Nora Box, perché trovo veramente sempre tanti prodotti di Tommy Tippi. Fino adesso ho sempre trovato i ciucci, questa volta invece ho trovato questo questo, non mi è la parola, cos'è questo rumore? Questo bicchiere, ok, non c'è la parola,
Praticamente ha tutto questo beccuccio, ha le maniglie, quindi dovrebbe appunto facilitare il bambino appunto a bere. Questo però lo utilizzerà sicuramente nei prossimi mesi, perché questo va dai 7 ai 12 mesi, poi ovviamente adesso Gianmarco a 5 neanche mesi di certo non beve dal bicchiere, quindi sì, ok, mi sembra un prodotto interessante, mi sembra carino, però onestamente, se posso fare un piccolo appunto, e sapete che insomma sono sempre sincera e questo lo ribadisco ogni volta, è un prodotto secondo me al momento sprecato, cioè potevate mettermi al posto di questo un altro prodotto più adatto per l'età che ha Gianmarco, quindi neanche 5 mesi, fa 5 mesi appunto il 5 d'aprile. E, perché questo insomma sì, ok, è utile, però magari potevate darmelo dal settimo mese in poi. Adesso avrei preferito un prodotto da utilizzare appunto ora. Quindi. Poi ho trovato questa crema di farro, anche questa io onestamente non penso, cioè non penso, non la utilizzerò al momento, perché vabbè, qui dice dal quarto mese compiuto. È una crema di farro biologica istantanea. Che cosa dice? Vabbè, qui ci sono tutte le istruzioni per fare la pappa, dice che può essere preparata anche con latte materno, e dice che non deve essere utilizzata come sostituto del latte materno nei primi 4 mesi di vita, quindi in sostanza viene aggiunta in più al latte materno, però io assolutamente al momento do soltanto il mio latte a Gianmarco e sarà così fino al sesto mese, perché parlando con la pediatra, insomma il bimbo è molto grande e supera veramente tutti i loro, no? Tutte le loro tabelle, quindi è superiore dei 97 percentili, che penso appunto sia la soglia massima, mi sembra di aver capito. E, sia come peso ma anche proprio come grandezza, perché è più di 70 cm, tanto più di 70 cm e tanto più di 8 kg ormai, quindi è proprio grande grande, per cui assolutamente solo latte materno e inizieremo lo svezzamento ai 6 mesi, ma detto solo dal quinto mese e mezzo, di iniziare magari nel pomeriggio, ecco tipo a merenda alle 4 per dire, tra una poppata e l'altra, iniziare a fargli sentire un po' di mela grattugiata, così insomma per arrivare poi al sesto mese dove inizieremo il vero svezzamento. Quindi anche se questo dice del quarto mese compiuto, in realtà io non penso lo utilizzerò fino al sesto mese. Poi ho trovato questo prodotto, questo finisce di averlo trovato, perché questi prodotti di Humana li vedo sempre e costicchiano anche abbastanza. Io ho un prodotto Humana, ho l'olio per praticamente la crosta lattea. E oddio, non so dirvi se mi trovo bene o non bene, perché in realtà Gianmarco non ha mai avuto questo problema, l'ho utilizzato una sola volta perché era leggermente secco, ma proprio una cosa leggerissima, quindi in realtà ma penso siano molto buoni come prodotti, insomma. E questo è uno shampoo antilacrime e questo sicuramente lo utilizzerò già da questa sera, perché sono curiosa di provarlo, e dato che devo fare il bagnetto e devo lavargli ovviamente la testina, sono curiosa appunto di provarlo. A me sembra di sentire un rumore di sottofondo. Non riesco a capire che cosa sia. Ok, fantasmi. Poi, ultima cosa che ho trovato è questa soluzione fisiologica, e anche questa mi fa comodo. Sono 18 confezioni singole, appunto, per 5 ml l'una, e questo praticamente lo utilizzo sia per pulire l'occhietto che il nasino, e sono queste monodosi, vedete, e sicuramente le mamme le utilizzeranno anche loro, e quindi questo io lo utilizzo sempre, per cui mi fa molto comodo. Sempre, non ve lo ripeto, ci sono un po' di Deprian, dei buoni sconto. In realtà c'è un buono sconto praticamente identico a quello che ho trovato il mese scorso, perché è sempre sul sito primainfanzia.it, un buono sconto di 6 euro, valido su un acquisto di almeno 59 euro. Quindi questo stavo guardando, è praticamente il Deprian, diciamo così, del bicchiere di Tommy Tippi. Ok, quindi video finito, queste erano tutte le cose che ho trovato nella Nana Box di marzo, vi lascio qua sotto il link al mio blog, perché troverete appunto le foto e il post appunto dedicato al contenuto della Nana Box, quindi se vi va di vedere anche il post, il link è qua sotto. Ma sempre, spero vi sia stato utile, vi abbia tenuto compagnia per questi 10 minuti, io vado a riposarmi perché non so se si vede, ma sono veramente stanca, cioè ho due occhiaie qui tremende e non sono capace di truccarmi da...
coprirle, ecco, perché sono un misto tra occhiaie e borse, devo dire. Quando piove ed è brutto così, sono proprio di umore, cioè a parte di umore pessimo, ma sono proprio stanca cronica. In realtà Gianmarco è più o meno sempre lo stesso, quindi non è da dire che, non so, di notte continua a dormire all'incirca, cioè si sveglia un po' di più rispetto all'inizio, perché magari prima non si svegliava più, cioè si addormentava la sera tipo alle 11, si svegliava alle 6, invece adesso è un periodo che si sveglia verso le 2 o le 3 del mattino. Vabbè, mangia e si riaddormenta, però ecco, magari quella è l'unica cosa, mi sveglio un attimo. Ma no, secondo me è proprio il fatto del tempo, quindi c'è stata proprio una cattiva cera, una brutta cera. Sono proprio stanca, sono... cioè poi veramente ho... cioè mi fa venire nervoso questo tempo, non vedo l'ora che arrivi finalmente il sole, perché non so se si sente, ma sta diluviando da questa mattina, cioè è assurdo. Va bene, chiusa parentesi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!